Prosegue la collaborazione tra la FIPA Virpigna Sagna e gli istituti scolastici del nostro territorio, raggiunta l'intesa con il liceo Pietro Colletta per la realizzazione di progetti relativi a pallavolo, beach volley, sitting volley, formazione in tema arbitrale e di smart coach per gli alunni della scuola. A firmare il protocollo, oltre al presidente del comitato territoriale Virpigna Sagna Stefano Aquino e la dirigente scolastica dell'istituto Colletta Anna Maria Labruna, anche il presidente del comitato regionale Campania e referente nazionale sitting volley Guido Pasciari. È fondamentale. Io ringrazio la dirigente del liceo Colletta e il comitato territoriale di Virpigna Sannio nella persona di Stefano Aquino e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa giornata. Giornate come queste servono in particolar modo per il reclutamento. La nostra è una disciplina ovviamente in via di espansione, ma se non reclutiamo atleti disabili e anche normodotati non riusciamo poi a rimpinguare quel serbatoio che serve poi per l'alto livello, dove noi abbiamo due nazionali molto molto importanti e proviamo sempre nei nostri giri per l'Italia e soprattutto per le scuole italiane a trovare quei ragazzi, quelle ragazze che molto spesso vengono tenuti in casa e non sanno realmente che cos'è lo sport anche per i disabili e soprattutto cosa può dare a loro. Presente anche l'assessore allo sport del comune di Avellino Giuseppe Giacobbe e il consigliere federale Felice Vecchione. Lo sport molto inclusivo che può avvicinare e promuovere tante situazioni che possono ritornare poi sotto gli aspetti sociali. L'occasione è importante per far vedere, appunto, mi sposto in modo che si può vedere anche quello che è l'attività di questo sport, che praticamente una volta che stiamo tutti seduti a terra eliminiamo ogni tipo di differenza che esiste, non solo fisica ma anche sociale. Con loro anche Raul Raucci, consigliere territoriale Virpigna Sagna. Gli alunni si sono sfidati tra loro in prima battuta e poi si sono confrontati con gli atleti della GS Ariano. Una bella giornata quella vissuta ad Avellino, che ha visto protagonisti ragazzi che anche nella diversità hanno dimostrato l'inclusività di cui gode uno sport come la pallavolo.